Gozze the Wine, la serata estiva, mezza estate, anche se ormai l'estate è già da maggio che si fa sentire, ma non abbiamo paura, anche se siamo generalmente sangiovese, sappiamo come accogliere l'estate, ci piacciono i rossi ovviamente, il sangiovese, ma le aziende che fanno parte di Generazione Sangiovese sanno anche cogliere il lato fresco di questi territori. Per esempio questo nel bicchiere è un sangiovese in rosa, cosa di particolare o cosa piace a te del sangiovese in rosa? Allora, questo sangiovese è un vino molto fresco, un sangiovese in purezza, ha delle note molto floreali, con dei sentori di viola, cicladino, la fragola, effettivamente. E mette, secondo me, il rosa del sangiovese mette in lato, a volte i sangiovese rosso sono anche troppo arrembanti, invece il rosa, soprattutto questo, fa lato un rosa abbastanza intenso, quindi potrebbe essere anche un chiaretto, no? Qualche anno fa, quindi riesce a estrarre quell'anima gentile del sangiovese che a volte si ha dei problemi, no? A apprezzare. Un'estate così calda, un sangiovese di questo tipo si può benissimo sostituire al classico sangiovese al Chianti. Sangiovese rosso. E sempre che sapete, Generazione Sangiovese sono vari produttori che sono messi insieme più intorno a un'idea del sangiovese, ma poi hanno visioni abbastanza simili anche su quello che deve essere vino oggi, cioè un vino di bella intensità ma anche fresco, e chiaramente la bollicina non poteva mancare. Questa ha la particolarità di essere una bollicina da uva canaiolo. Canaiolo è un'uva che spesso è stata vinificata in purezza, ma in purezza in rosso ha come se gli mancasse un po' di centro bocca, un po' di sensazioni di struttura. In bollicina, secondo me, quelle bollicine è come se andassero a costituire il corpo che manca nelle versioni rosse, e effettivamente lo rendono queste belle note agrumate, questo floreale, questo fior d'arancio, che lo rende estremamente adatto alla serata, anche una serata come questa. Una serata come questa, con un aperitivo, ma anche con dei formaggi, perché no? Davvero, perché no? Grazie mille.